Thank <laughs> you. No, allora, la genesi del film è una scommessa, ovvero sia, io lavoravo già allora come sceneggiatore per uh, Martino e Loi, che erano insieme, la, nello stesso ufficio, avevano due scrivanie ad angolo, e un giorno passo da lì e loro discutevano se un regista sarebbe stato grande, bravo, come tecnico o come narratore, sceneggiatore, eccetera, perché io avevo a casa un'attrice con cui avevo fatto un patto per cui io dirigevo solo i film suoi e lei recitava solo nei film miei cioè per dare lunghezza al matrimonio. <ride> no? E allora dico: no? Avevo questa attrice a casa che aspettava che facessi un film, ho preso il palla al balzo, gli ho detto: Proviamo, no? Facciamo un piccolissimo film. Io sono sceneggiatore, vediamo se riesco a fare qualcosa oppure no. Per cui loro fecero una scommessa: misero 5 milioni per uno loro, no? E noi poi, col minimo garantito, insomma il film costò 26 milioni in tutto e durò 18 giorni, insomma. Dopodiché eh, bisognava mettere su un cast, no? Allora la grande stalla era la Boschero, però mia moglie voleva fare la parte che era la principale. E mia moglie non aveva fatto piccole cose con De Sica, ma non era nessuno, no? Motivo per cui abbiamo dovuto strappare delle scene di, ma di Mara, hm? e far leggere il copione alla Boschieri in maniera che scegliesse quello che nel copione è finto. Ogni, ogni tanto mentre giravamo Dominique mi diceva ma, ma questa scena non, non c'era, eh beh sai, il regista, no? C'è un, uno spunto, un'idea, no? Così. Vabbè, insomma, a parte questa cosa qui, bisognava scegliere il cast, quindi mia moglie Marbara in Arte, diciamo, era chiaramente la protagonista, Dominique era una ragazza molto dolce e simpatica. E, però il protagonista bisogna cercarlo, no? e bisognava trovare un ragazzo giovane naturalmente, per cui abbiamo fatto un giro così a gente e ci mandano due, due, due signori, no? uno con i brufoli e un altro bello. E così seduti davanti come siamo adesso seduti davanti a noi, no? io e Salerno per mezz'ora a guardarli, no? aspettando che dicessero qualcosa, che ci facessero capire. Qualcosa, no? uno era Giancarlo Giannini ed era in grande imbarazzo, e l'altro era Franco Nero, e a un certo punto Franco dice: Lo so che non si vede molto, però io sento tanto e abbiamo scelto l'altro. <ride> Così abbiamo scelto Giancarlo, no? che è stato meraviglioso perché poi era perito elettrotecnico, per cui ci ha fatto il grillo, il meccanismo, no. Eh, noi lavoravamo una media di 16 ore al giorno, quindi non c'aveva molto tempo <ride> per costruirci anche i, i cosetti. Gli devo ancora 20.000 lire a Giancarlo. Quando lo incontro, ogni tanto me lo dice, Quando saranno diventate le 20.000 lire del 65? Da 120.000 lire il contratto. 100.000 lire diede, poi non mi ricordo perché le 20.000 finali, forse lui poi è partito alla grande. Insomma era diventato troppo importante. Tant'è che poi nell'81 abbiamo fatto una specie di seguito no? che si chiama Notturno con Grida, dove io ho cercato di richiamare tutti gli attori. Dominique dice che allevava pecore in Piemonte e Boschero non è venuta. E Giancarlo non l'ho neanche chiamato perché Giancarlo no? in quell'epoca pigliava <ride> fiori di milioni, eccetera. Poi l'ho incontrato anni dopo. No? Gli ho detto, Sai, abbiamo fatto e non ho mai chiamato e non ti ho chiamato no Dico, figurati. Ma io venivo! Bah, dico vabbè facciamo così se fra vent'anni faccio il prossimo quando tu non conterai più niente te chiamerò di nuovo e siamo quasi lì <ride> comunque questa fu la, la genesi no? io scrissi questa storia ci fu un'idea di, di mia moglie come, come un, no, di, che poi praticamente era il, 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 i diabolici, no? il plot era grosso modo no? studiato su, perché dovevamo fare una cosettina piccola piccola con quattro personaggi, no? avevamo pochi soldi, il distributore lo vuole in bianco e nero perché dice se cioè, la stampare le coppie a colori costa troppo, non è possibile e quindi lo facciamo in bianco e nero, noi facciamo i provini a colori perché noi montammo una stanzina degli specchi, no? un modellino per, per, per vedere perché nessuno Nessuno l'aveva mai fatto e nessuno ci sapeva dire che diavolo succedeva in una stanza ottagonale tutta di specchi: come si faceva a girare senza vedere la macchina da presa? No? Per cui, da prima, abbiamo scavato dei finestrini no? levando l'argento dagli specchi. E soltanto a metà fine abbiamo scoperto che mettendo dentro la macchina da presa col cavalletto esattamente di fronte alla giuntura degli specchi non si vede. <ride> e quindi, noi abbiamo fatto dei modellini a colori. E quando il film uscì, poi, quando era Mario Siciliano era il, il uh, distributore quando lo vide disse eh, ho fatto male se no, era colori, dice, grazie a cavolo si era colori. <ride> e poi, eh, poi c'è il finale della scommessa no? perché mentre montavamo questo benedetto film era corto noi avevamo un obbligo di, di un'ora e mezza no? con il uh, distributore ed avevamo un'ora e un quarto e allora dicevo ma che si fa? Allora, c'era Cinquini lì no? non so se Cinquini grande che montava un film non so c'erano le muliole sotto gli uffici di di Luciano, no? perché vado giù e gli dico: Senti, dico, e qui siamo alla disperazione perché dobbiamo allungare di 15 minuti. Vabbè, dammi i doppi, ma non ci sono i doppi. Abbiamo girato sempre la prima buona, abbiamo delle interrotte, <ride> cioè, degli stop, no? Vabbè, datemi quello che avete, no? Per cui il bravo Cinquini si è messo lì, ha triplicato molte scene, nessuno se ne accorge nella proiezione, nel film, no? Però ci sono delle scene, se uno guarda. Quando vede mia moglie in fondo alla roccia con Giannini sopra, no? e lei fa tre volte: no? No? Ah sì? Come mai? Ah, così! È <ride> no? sempre lo stesso pezzo stampato tante volte, no? dopodiché, Cinquina ha avuto un'idea veramente geniale: cioè ha preso tutti i primissimi piani del film e li ha fatti ristampare. E mi ha consegnato una sequenza di sei minuti di tutti questi faccioni. Che si, in maniera che si parlassero no, poi adesso si inventa, inventa quello che dicono no? perché erano facce mute che però si guardavano e si parlavano inquadrate, no? i primissimi piani non si vedeva l'ambiente dietro erano state girate nei posti più strani del film no? però non vedendosi il, il dietro eh, ed è stata un'idea geniale perché non solo mi ha portato a 1,29 col rullo ma eh, credo che sia servito a film cioè eh, non si sarebbe forse capito tutto senza quei minuti di dialogo tra i vari personaggi che hanno dato un, un po' più di spiegazioni. No? Questi me li hai fatti tu, Christian. Questa notte. Non volevamo dirtelo prima di averne parlato con Berger. Paul e io gli abbiamo telefonato per farlo venire qui. Da quando sei tornato in questa casa non lo sei più tu. La notte entri in camera mia con la faccia stravolta e ti comporti in un modo orribile. Oh Christian, credevi di essere George Corot, tuo padre. Godevi nel farmi del male. Poi la mattina non ricordavi più niente. Hai cominciato a perdere il senso della realtà. Minoroia era un grande, è, perché non è mica morto, è un grande tecnico del, della macchina da presa. No? Insieme abbiamo fatto Flashman, mi pare. Allora non c'erano i trucchi, i computer, no? non c'era niente, no? quindi tutto quello che si vede è fatto con gli obiettivi, con gli, con gli specchi, mezzi specchi, mezzi argentati, no? in maniera che Flashman non sparisse, potrebbe, cioè, e lui era bravo no? a fare questo. E, e invece Luciano veniva dalla sceneggiatura, no? Eramo, qua, Anni prima che lui facesse il produttore, eravamo tutti e due collaboratori, negri come vuoi di, di Ugo Guerra no? e quindi lui veniva dalla sceneggiatura Luciano e invece Mino Loi veniva dalla tecnica della ripresa per cui c'era questo confronto di due vedute e Mino diceva no, un regista per essere un bravo regista deve conoscere bene la macchina da presa e saperla usare in tutti i suoi anche a ragione naturalmente però quello che Mino non capiva è che per diventare bravi come lui ci voleva tempo ma per diventare bravi quel che serve a un regista, tra l'altro un direttore della fotografia e un operatore di macchina serve meno tempo, no? Per cui figuriamoci, io ho cominciato a fare il cinema per puro caso stavo a Biella alla bancasella disperato perché morivo e, <ride> e mi dicono che sono dei matti qui a Biella per Posacchi, no? che è quello di Telebiella no? che ha fatto un film, io andavo a vedere questo film, Ombre sulla città, era un film muto, tutto di rascalie no? Però mi sono incuriosito, eh, però non sapevo nulla, non sapevo neanche che la pellicola esistesse, che girasse. Cioè niente, zero, no? cioè, avevo 17 anni, cioè non sapevo niente. è una notte di, a 25 ⁇ gradi sotto zero in mezzo alla neve, Peppo Sacchi dalle 10 di sera alle 6 di mattina mi ha spiegato tutto quello che si poteva sapere, cioè che c'era una pellicola vergine, che si l'unica cosa vergine che c'è ancora, mi dice, che si impressionava, eccetera, eccetera. Poi noi la montavamo. Perché noi sviluppavamo nei telai, no? mettevamo la pellicola, per cui diceva la prima cosa che si deve fare prima di montare è scopare: no? perché non ci deve essere polvere nell'ambiente. Dopo si prende il negativo, lo si mette sul telaietto, no? come a zig, zig zig zine, si immerge nel bagno. No? Poi lo si tira fuori, lo si fa asciugato, anche che non si tocchi. No? E dopodiché lo mandavamo a stampare, poi a Torino, alla Ferte, eccetera. No? Quindi lui mi ha spiegato que tutta quella roba lì: cos'era un grand'angolo, un teleobiettivo, le cose, eccetera. Cioè, e poi, comunque, poi lavorando, scrivendo, no? andando qualche volta raro, ma insomma sul set, sapevo che cos'era la macchina da presa, anche se non avevo la capacità di Minoloi. La regia nasce in questo modo: cioè lui non c'entrava assolutamente nulla in tutto quello che abbiamo raccontato adesso, se non che per la parte che poi fece Pigozzi, Alan Collins, no? si era pensato a suo fratello Enrico. Allora, per avere suo fratello Enrico gratis, io associai Vittorio alla regia, no? Eh, eh, dopodiché eravamo anche amici con Enrico, io lo conoscevo per conto mio, no? comunque era suo fratello, poi aveva una grande villa nella Piantica, faceva grandi feste la notte, eh, non, non, non bunga bunga ma insomma quasi, eh, con gente in piscina, quelle cose là che si usavano in quel tempo. Eh, e quindi dico vabbè, dato che Enrico in quel momento era un grosso attore, pagato moltissimo, se lui viene a fare no, la parte, eh, lo facciamo insieme, produciamo insieme, eccetera. E Enrico ha detto sì, sì, lo faccio. Solo che Enrico aiutava Vittorio dandogli dei soldi, magari, eccetera, ma non gradiva che facesse la regia prima di lui. E ha cominciato a dire, ah sì, sì, la parte mi piace, eh, la faccio con un uncino. No? <ride> per cui eh, certamente di cavità, vita, vita guarda che tuo fratello è chiaro che sta dicendo di no, non dice di no ma è chiaro che sta dicendo di no per cui l'abbiamo lasciato perdere, abbiamo chiamato Pigozzi che conoscevo che è andato benissimo però ovviamente non è che ho mandato via Vittorio, l'abbiamo fatto insieme, non c'è stato nessun problema con Vittorio Salerno me l'aveva mandato un direttore di produzione perché lui aveva scritto un film che si chiamava La Bete che era una storia molto curiosa che mi sembrava interessante perché lui allora non aveva fatto ancora niente, io avevo già scritto una quindicina di, di copioni e me lo mandò proprio per farmi leggere questa cosa. Era la storia di un abete che un portiere, come fosse in questo palazzo, faceva crescere e a un certo punto arrivava sul soffitto e chiedeva il permesso di fare un buco e era la storia delle persone che abitavano in, questo, in questa scatola di appartamenti con questo abete che in qualche maniera in un modo fantastico li univa no? e, beh, non era male per cui divent... così cominciamo a chiacchierare diventammo amici e dopodiché insomma c'era il fratello di mezzo che era importante insomma la cosa è nata così Però che culoni dipingevano una volta. Un censore che si alzò gridando ha detto culo. Cioè c'era no? mia moglie che tra l'altro, eh, dato che non era in presa diretta il film, fu doppiato. Si rifiutò di dire davanti al quadro 1965, eh, si rifiutò di dire guarda che culoni dipingevano una volta e disse guarda che cuboni dipingevano una volta, tanto poi era doppiato. Però poi nel doppiaggio era, guarda che culoni, no? uno si alzò di scatto, ha detto culo, ha detto culo, no? <ride> e gli altri, vabbè, insomma, so, dai, insomma, passò. Mi pare che mi diedero però il divieto ai 18 anni, una cosa così, senza senso, perché fin non aveva proprio nulla di nulla. Beh, io avevo scritto già dei romanzi per Mondadori col nome di Giulian Berri, storia lunga anche questa. Giulian Giul Birri era un mio compagno di appartamento quando stavo al Coppedè Sottoterra, no? faceva il professore d'inglese per nessuno lo voleva fare giornalista in realtà aveva intervistato l'Isobettei l'ho avuto la prima pagina su Sunday Time però insomma non riusciva a sfondare e alla fine eh, rispose per un concorso di pubblicità no? e, e un cercare uno slogan per il Tampax che allora era una novità. Per cui noi andammo a vedere le riviste in Via Veneto, quelle inglesi, e americane, che già ce l'avevano, ed era una cosa ignobile, no? varie misure, quella roba così. No? Per cui io gli dissi: Senti, secondo me uno slogan è in quei giorni si può anche nuotare. Lui, con questo slogan, non solo è entrato alla McNegison, ma è diventato il presidente e direttore della McNegison, è diventato, è diventato ricchissimo. E ogni tanto da Milano mi telefonava e mi diceva: Ma lo sai che facciamo delle riunioni. Proprio dei idioti, il brainstorming, no? Cioè, stiamo qui delle ore per dire la, il bianco lava più bianco, cioè, no? <ride> e mi ha dato due o tre slogan della Palmolive che non erano ancora usciti. Io avevo scritto un romanzo di fantascienza, mi era stato pubblicato in Urania, ne ho scritto un secondo, una storia da non credere, che mi hanno pubblicato a puntate. Esce la prima puntata dietro, no, sempre in Urania, nella collana di Urania, e mi telefona la Mondadori. No? e mi dice sta succedendo una cosa gravissima dico che cosa succede? perché era firmato Giulian Berry però era B-E-R-R-Y lui, lui era un riun italiano, era Birri B no? sta succedendo una cosa gravissima e che, che succede? ma lei pensi che c'è a Milano uno, che si chiama Giulian Birri, che ha una moglie che si chiama Sandra, proprio come nel suo racconto si chiama Sandy, ha due figlie che si chiamano Francesca e Patrizia, proprio come nel suo racconto, ma soprattutto la Palmolive ci vuole togliere la pubblicità perché abbiamo pubblicato gli slogan segreti, no? Per cui, e io dire, ma no, ma è no, incredibile, una combinazione, cioè per poco quello perde il posto, ma alla fine sono riuscita a convincere la Palmolive che si trattava di una incredibile combinazione. Per cui io mi filmavo Julian Berry in onore del mio amico e quando siamo arrivati lì al film, dato che la mamma di Vittorio era una slava, si chiamava Storf, è venuto Julian Berry Storf, mh? mettendo insieme i due nomi, tutto lì. Dunque, il film l'abbiamo girato negli stabilimenti della scalera che non ci sono più, dietro Piazza Zama. Mh? E lì abbiamo ricostruito diciamo, quelli che erano gli interni possibili. Poi, tre giorni alla Villa Manzolin, che oggi è diventata un albergo di estremo lusso, dove costa, dove costa un ire di Dio al giorno andarci, no? Era una villa, è una villa antica di pietra che risale veramente all'anno 1000-1100, non lo so, che il cinema aveva già usato due o tre volte. No? per cui e lì abbiamo girato tre giorni, si può dire tre giorni e tre notti, no? perché mentre io facevo la regia Vittorio Salerno si pigliava la vecchia Marchesa e la portava a spasso perché lei diceva no alle 10, sulle 10 di sera, no? avevamo detto dalle 8 alle 8, sì signora, vabbè, poi veniva mezzanotte e veniva alle 2, <ride> ma noi in tre giorni dobbiamo fare tutto, no? per cui dobbiamo sbrigarci. E... È un pezzo al Circeo dove io ho una casa, ma non nella casa, ma sulla Rupe. Ovvero sì, la Villa Manzolini sta sulla Cassia, però sembra nel film, eh, gli ho detto a 1009, vedi che bravi. Sembra nel film essere vicino a, a un precipizio, una scogliera col mare sotto, no? E sta sulla Cassia la villa, no? per cui gli agganci dei personaggi che vanno e vengono sono fatti discretamente bene e nessuno se ne accorge. Eh, questi sono i tre, i tre posti. Nella scalera abbiamo, abbiamo girato, diciamo, almeno due settimane, che è stato il punto più lungo. E lì anche è stato abbastanza divertente perché mi sono presentato alla scalera, che era Titanus, no? Mi sono presentato alla scalera e lì c'era Pastrovic, no? Grande persona. Non questo il, il vecchio Pastrovic, eh, il quale mi dice: Vabbè, eh, dico guarda, noi dobbiamo fare una stanza di specchi, però come si fa? Ah c'è qui una vetreria, che gli chiediamo in prestito, no? Per cui eh, se non li rompete poi li restituiamo, non è che costerà molto. Comunque mandami giù l'architetto, eh, il giorno dopo arrivo di nuovo io con i disegni, è l'architetto, e eh, io sono architetto. <ride> come sei tu? Sì, sono l'architetto, vabbè, allora eh, fai i disegni e poi mandami il direttore di produzione facciamo i conti, no? sempre io perché non c'era assolutamente nessuno no? cioè, abbiamo fatto tutto da soli e quindi anche lì ci hanno aiutato poi eh, gli operai no? abbiamo dovuto purtroppo prendere poi un operatore all'ultimo minuto che era Garrone che ormai faceva solo film a colori ha avuto qualche problema a tornare al bianco e nero perché invece l'operatore era un altro ma gli morì il fratello Insomma, vabbè. E... Gli operai, eh, alla fine della prima settimana, ci regalarono gli straordinari. Cioè, dissero: è la prima volta che vediamo arrivare i produttori in 500, che lavorate come noi no? 16 ore al giorno e so che non, eh, che, che non avete i soldi. Per cui ci regalarono gli straordinari. No? La prima settimana c'era. Dato che venne Pasqua, noi regalammo poi a tutti loro un uovo di Pasqua. E i vecchi macchinisti a piangere, cioè. 30 anni, 40 anni che lavoravano, mai ci hanno regalato un uovo di Pasqua, ma è strano, io sono la fotografia di là con tutta la troupe, con tutto ognuno il suo momento di Pasqua, <ride> quindi fu una bellissima esperienza, no? eh, in grande, grande amicizia con, sia con gli operai che con gli attori, cioè, è, è andato tutto perfettamente liscio, cioè, non si è mai più ripetuto una cosa, una cosa così per precisa per cui dico è, stata, è stato divertente, è stato bello. Insomma. Poi Giancarlo veramente è stato un grande, anche se allora era uno sconosciuto naturalmente, però molto collaborativo, bravo, poi ce ne siamo subito resi conto. No? Dopo due giorni che giravamo, ha detto ragazzi, dice, è truccato male perché si truccava da solo, poverino, non siamo mica truccatore. No? Eh, ogni tanto esagera un po' perché viene dal teatro e quindi bisogna cercare di, di tenerlo, ma qui c'è qualcosa, ragazzi, infatti. <ride> La Boschiera era molto professionale, molto divertente, simpatica, non era una grande attrice sul piano interpretativo, però diciamo, professionalmente poteva reggere. No? Quando l'ho incontrata 30 anni dopo mi ha detto eh, non si fanno più quei film d'arte come Libido, <ride> perché lei era usa fare dei film un po' più scolacciati, no? un po' così, un po' più... Ho preparato queste due stanze per noi, una di fronte all'altra. O preferisci che dorma con te finché restiamo qui? Se non vuoi star solo. Ci possiamo arrangiare in camera mia. Volevo soltanto dire che. Così si raccontava, io non è che c'ero, eh. Cioè, voglio dire, Dominique raccontava delle cose assolutamente impossibili anche qui adesso di, da riferire, perché lei diceva tutto, no? Era acqua e sapone, ma diceva tutto, diceva di niente, diceva tutto, raccontava i dettagli, raccontava tutto. Insomma, nel 1960 c'è cioè, proprio Giancarlo. <ride> Giancarlo. Cioè, a un certo punto lei si sdraia su di lui no? in una pausa no? e lui non sapeva più che fare. Poi tra l'altro Dominique era fidanzata con, come si chiama, con lei, poi si è ammazzato in carcere, Camaso. Il quale, dico, guarda che se quella arriva ti ammazza. eh, e diceva Giancarlo, sì, ma io che ci fu? No, perché era lei, no, ovviamente. Ma lei rideva, scherzava, no? Cioè, faceva... Però dico, sul piano professionale, perfetta, L ha lavorato anche lei le sue belle 16 ore al giorno, cioè senza nessun tipo di, senza truccatori, cioè, no, eh, Tutto chiarito prima, naturalmente, no? dico, se vogliamo, noi dobbiamo fare un film così e così, eh, non possiamo fare altrimenti non ci abbiamo soldi. Per cui abbiamo questi 10 milioni di... che ci vengono dati da lui, e... di lire, no? Di, di Martino più 16 o 18 mi ricordo di minimo garantito da scontare e noi dobbiamo stare in questa cosa qua insomma ora so, eh, i film dell'epoca piccoli costavano dagli 80 ai 100 milioni no 96 insomma era un po' assurdo e quindi è così insomma e tutti quanti hanno accettato e devo dire che tutti quanti non abbiamo avuto nessun problema ah. Dato abbastanza bene in Italia, nel senso che ha fatto circa 160-180 milioni di incasso, ma quello che è stato incredibile è stato l'estero. Cioè, io poi ci ho fatto, io mi sono laureato in economia con quella no, io ho fatto una tesi sulle industrie che fanno i prototipi e ho portato a Fanfani, che era il mio relatore, le pizze di un prototipo che avevo fatto, no? per cui una tesi storica, diciamo no? all'università 67, mi pare, quindi un paio d'anni dopo. Che era, che era uscito Libide, e nella tesi sostenevo, perché era vero, che in realtà in alcuni settori, come era il cinema, sembrava di fare dei prototipi, ma non era mica vero. Cioè, avevamo 128 paesi esteri che compravano a scatola chiusa i film di genere. Cioè, tu dicevi ho fatto un giallo, no? Lo vendevi in 128 paesi, 1000, 2000, un milione, 2 milioni, 5 milioni. Gli Stati Uniti se ne diedero 25 e lo doppiarono, poi, tra l'altro, no? anche a loro spese. Insomma, morale della favola, alla fine il film ha portato a casa, grosso modo, 400 milioni di lire, avendone spesi 26. <ride> da lì Luciano Martino ha detto: facciamo i gialli! come vedrebbero fu quello che Martino produsse dopo aver visto che rendeva in pratica, perché Luciano no, ha sempre fatto il secondo. No? Cioè prima usciva a 007, faceva i soldi, allora lui, fa... cioè, ha sempre fatto così anche con i Western. No? Lui sempre... tranne un paio di volte dove naturalmente ha perso i soldi. Però dico tutte le altre volte no, faceva così, ha sempre guadagnato bene. E... Sì, dico cioè, il